Mercoledì 27 gennaio, anche oggi siamo in diretta per una mezz'ora da trascorrere insieme a voi. Il numero di telefono che oramai conoscete è 0131 23 10 92. Allora, ieri sera tutti davanti alla televisione, tantissimi allo stadio, all'Olimpico di Torino, 20.000 solo i tifosi grigi per acclamare un'Alessandria Calcio che è stata battuta in semifinale, nella prima di andata di semifinale di Coppa, ma solo di Coppa Italia, ma solo con un rigore. Un'Alessandria Calcio, vai, ok, c'è una prima telefonata, ne parliamo dopo. Pronto, buongiorno. Sono Domenico, sono un tifoso dei grigi. Ah, benissimo, ecco, benissimo. Allora, volevo dire innanzitutto grazie, grazie alla società, grazie ai ragazzi, grazie a tutti. Perché, diciamo, ve lo dice uno che ha visto l'Alessandria dalla Serie A all'eccellenza. Sì. È l'unico anno in cui non l'ha vista, quando si chiamava Nuova Alessandria e aveva le maglie bianche. Ah sì, mi ricordo. Ecco, perché per noi le maglie sono grigie. Certo. Va bene? Io c'ero a San Siro con lo spareggio col Brescia, giugno del 57. Mamma quindi mia. Può capire cosa posso raccontare dell'Alessandria. Certo. Bene? Quindi ringrazio tutti e voglio fare ancora un appello che ho fatto venerdì quando c'era il suo collega dottor Vinci. Sì. Allora, dico, almeno il 10% dei tifosi che bravo. C'erano ieri che vadano venga a Moccagatta. Oscilliamo sempre tra i 1.800 e 1.700, raggiungiamo la fatidica quota dei 4.000, perché se lo meritano tutti, se lo meritano tutti, anche la società, anche la città sicuramente ne ha un beneficio da tutto questo. Altro capisce? Che. Altro quindi, che. Ieri sera sentire parlare Marino Bartoletti e sentire dire do a tutti 7 per proprio per stima, ha dato in pagella tutti 7, va bene? Per stima, va bene? E adesso mi meraviglio che una società così sia ancora in Lega Pro. Va bene, quindi questo è uno stimolo. Io mi auguro che adesso dimentichiamo la Coppa Italia, concentriamoci sul campionato. No, beh, siamo ancora in gioco, siamo ancora in gioco. Io sono fiducioso. Il Milan è ben poca cosa. Ma io, se non fossi fiducioso, non sarei qui a parlarne con lei. E poi devo dire una cosa, voglio fare i complimenti a lei, perché i suoi colleghi sono bravissimi, professionalmente come lei, bravissimi. Però lei ho l'impressione che la maglia di Gris ce l'abbia cucita sulla pelle. Ecco, capite? Che, scusi? Che? Cucita sulla pelle, proprio ce l'ha addosso lei la maglia dei grigi, capisce? Oh, assolutamente. Perché, sì. Per come parla, per come proprio si scalda, ce l'hanno il cuore i grigi, capisce? I suoi colleghi bravissimi, però mi sembra che un pochettino siano un po' più distaccati, ecco, capisce? Da un punto di vista calcistico, che guardi, sia chiaro. Io amo lo sport, amo il calcio da quando sono bambina, da quando mia mamma portava me e mio fratello bambini allo stadio a vedere la Juventus, certo. Ci caricava in treno e andavamo allo stadio a Torino. Certo. Quindi il mondo del calcio per me è un mondo meraviglioso e certo. La fede grigia è certo, enorme certo. Perché sono ragazzi eccezionali, hanno sempre combattuto, lo fanno da sempre. Poi è certo. Ovvio che si sono avvicendate delle società purtroppo, non sono state all'altezza di formare una squadra come avrebbero dovuto fermare. Certo, però di, certo. di fronte a questa grandissima, enorme Alessandria Calcio, certo, io certo. Mi sono commossa, mi commuovo quando vedo l'inno anche su YouTube. Sì, è vero, ce l'ho cucita certo. Nel cuore. Comunque, io le posso dire una cosa. Io purtroppo ho avuto recentemente un importante problema di salute e non ho potuto seguirla in trasferta. Io ho fatto 130 trasferte, mamma capisce? Mia. Quindi, diciamo, e mi creda, per me questa Alessandria è mia emozione. È vero, ha ragione, ha ragione. Ha ragione, la penso come lei. Ed è un'emozione bellissima da vivere, perché le emozioni, guardi, quando sono queste emozioni valgono più delle medicine. È assolutamente vero, è tutta adrenalina positiva che certo. Ci portiamo dentro. Certo. Un grande abbraccio, grazie mille per questa sua testimonianza. Grazie a lei. Ados Grisun fino alla fine.
e crediamoci fino in fondo, perché ce la giochiamo a San Siro. Grazie, arrivederci, buongiorno. Allora, aspettiamo altre telefonate. Vi dicevo, un Milan che ieri è riuscito a battere l'Alessandria Calcio solamente grazie ad un rigore e che poi non ha fatto assolutamente più niente, per carità, ha avuto diverse occasioni da gol, Balotelli ha sbagliato dei gol che probabilmente nei tempi più felici, non si sa bene questo ragazzo che cosa abbia in testa, sicuramente è un ragazzo con tante problematiche, per quanto abbia sulle gambe una potenzialità da autentico fuoriclasse, però ieri vedere veramente un Milan raffazzonato in quel modo ha fatto impressione, non sembrava assolutamente che fra le due squadre in campo ci fossero due categorie di differenza, sembrava che tutti e due, o l'Alessandria una squadra di Serie A oppure il Milan una squadra di Lega Pro. Lascio ovviamente spazio alle vostre telefonate e poi tanto continuiamo a parlarne. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Senta, visto che adesso l'Alessandria è andata su in alto così e tutti quanti vorremmo vederla, non sarebbe possibile vedere anche i servizi del campionato, che sono due anni che non ne vediamo più e vediamo solo dei servizietti così di interviste, di... Lei ha ragione. Noi dobbiamo aspettare il lunedì per poter vedere un servizio. Ha ragione, ne ho già parlato, purtroppo anche la nostra emittente sta vivendo dei momenti non tanto semplici, la Lega Pro ovviamente impone dei costi abbastanza salati per poter avere la possibilità di poter trasmettere le immagini, però come ho detto l'altro ieri, vi stiamo preparando una grandissima sorpresa, perché noi siamo i primi a essere stati dispiaciuti di non aver potuto seguire l'Alessandria Calcio dall'inizio del campionato, ma abbiamo una grande sorpresa per tutti voi. Ok? Va bene, grazie. Speriamo che sia una bella sorpresa da poter vedere finalmente i nostri grigi. Vedrà. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Allora, 0131 23 10 92, che è il nostro numero di telefono. Stiamo commentando la semifinale di andata di Coppa Italia e quindi la grandissima performance dei grigi ieri, quando... Io mi commuovo, abbiate pazienza, sarò una deficiente, ma mi commuovo veramente tanto, perché ieri, quando i grigi hanno varcato la soglia dello stadio olimpico, bene, credo che quella sia stata un'emozione fortissima, un qualcosa di insperato, soprattutto vedere uno stadio olimpico, quindi uno stadio di Serie A così grande, così affollato di tifosi, e sentire solo loro all'interno di uno stadio con un settore, quello del Milan praticamente vuoto, beh, è stato veramente fantastico. Pronto, buongiorno. Salve, sono Lina. Buongiorno. Io da tifosa milanista ho tifato Alessandria, perché il Milan ha fatto veramente, veramente schifo. Orribile. Io ho visto tante partite, sempre da casa, ma non ho mai visto un Milan così, che fa pena vincere su un rigore, che poi non era poi un rigore proprio, Insomma, diciamolo, rigore francamente, non era proprio un rigore. Il rigore c'era, lo sgambetto in aria c'è stato. Sono diversi i rigori. Comunque. Va bene così. Salve. Grazie, arrivederci, buongiorno. 0131 23 10 92 è il nostro numero di telefono. Vi dicevo dell'emozione di vedere l'Alessandria Calcio tra le grandi e di vederla entrare allo stadio. E poi la partita, una partita veramente combattuta. Loro non sono 11 orsi in campo, sono veramente 11 grandi leoni ruggenti. E hanno fatto, l'Alessandria Calcio ha fatto la sua partita, non si è chiusa in difesa come
fanno grandi squadre. Pensiamo solamente all'ultimo incontro che ha visto la Roma in casa giocare contro la Juve, che ha fatto veramente una partita da squadra di eccellenza, chiusi in 10 per praticamente tutto l'incontro nella propria area di difesa. Invece questa Alessandria se l'è giocata, ha combattuto a testa alta, ha creato delle ottime azioni da gioco. Certo, su alcuni, se parliamo tecnicamente, cioè, si vedeva un certo divario, anche perché insomma c'è un motivo per il quale una squadra gioca in un campionato e un altro gioca in un'altra. Però la voglia di vincere, l'emozione, la capacità, perché comunque ricordiamo che l'Alessandria è arrivata dove è arrivata senza che nessuno le abbia regalato niente, tutte le sue conquiste se le ha combattute, le ha combattute e le ha vinte sul campo, sempre e comunque senza nessun tipo di regalo. E quindi comunque sia, la semifinale se la merita di diritto. E ieri veramente ha giocato meravigliosamente bene, come siamo abituati a vedere questa nuova Alessandria firmata da Di Masi, firmata da Gregucci e da tutto lo staff dirigenziale, che ha fatto in modo di creare un progetto vero e concreto, probabilmente come i torinesi sanno fare con la loro mentalità, e scusate se mi ripeto, ma anche la società Juventus insegna su questo fronte. E quindi a portare in campo una rosa capace veramente di poter dire: io ci sono, ce la giochiamo. E probabilmente noi questo speriamo, che nella partita di ritorno a San Siro, che sarà ovviamente una trasferta molto difficile, anche perché insomma il Milan è sempre il Milan, un guizzo del Milan può fare male, e poi si gioca in un campo molto ostico, perché l'Alessandria gioca in trasferta. Però cosa ha di più l'Alessandria rispetto al Milan? Ha il fatto che oramai ha studiato i giocatori, sa quale tipo di avversario ha di fronte, e noi siamo sicuri che Gregucci per la partita del 1° marzo organizzerà la squadra in modo tale da poter confrontarsi ancora di più e ancora in maniera sicuramente più competitiva con questo Milan. L'importante ieri era rimanere in gioco. Il Milan non ci ha preso a pallonate, non ha vinto 5-0, 6-0, 6-2, ha vinto per un misero 1-0, e quindi questo era l'obiettivo principale, no? Quello di rimanere in partita e di rimanere in semifinale, e credo che l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto. Allora, non fatemi parlare per mezz'ora, che poi devo anche leggere il telegiornale. Ah, c'è una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Beppe di Alessandria. Buongiorno. Io ieri sera c'ero allo stadio, ed è stata una cosa bellissima, una cosa mai vista. Poi un'altra cosa che vorrei dire dell'Alessandria, dei tifosi, di tutti, che ieri c'erano tanti di quei bambini, che bello. Tante famiglie con bambini e bambini. Cioè, non era una partita, era una festa. Io vorrei che tutte le partite di calcio fossero come ieri sera, perché anche i tifosi del Milan che ce n'erano, cioè nessuno è stato lì a discutere, a fare niente, proprio una cosa bellissima, una cosa che dovrebbe essere sempre così, tutte le domeniche, è vero, in tutti gli stati d'Italia, perché vedete i bambini con le proprie madri, con i propri genitori, con i nonni, accompagnati allo stadio con la bandiera di Alessandria e anche con le bandiere di altre squadre. Io non sono campano, io amo tutte le squadre quando si comportano bene. È stata una cosa bellissima, una cosa che credo che non so se si potrà di nuovo rivedere una parte del genere, però vorrei che fosse sempre così. L'Alessandria mi è piaciuta, anche se abbiamo perso, però abbiamo perso con onore e con gioia. Forse è stata la sconfitta più gioiosa del mondo, anche se per me, poi non lo so. E un'altra cosa, io a Gregucci, all'allenatore di Alessandria, lo conosco dal 1978, io dal 78 che sono in Alessandria, quindi l'ho visto come giocatore, a lui, a Bisoli, quindi vederlo anche come allenatore della squadra, che lui ha giocato per tanti anni, è stata una cosa bellissima.
Questo volevo dire e la ringrazio di avermi dato questa opportunità. Ci mancherebbe, grazie a lei per essere intervenuto, arrivederci. Allora 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono. Fatevi sentire soprattutto chi ieri è andato allo stadio a Torino per seguire l'Alessandria. Raccontateci le vostre emozioni, quello che avete visto, quello che avete vissuto e quello che avete provato in questo viaggio veramente storico. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Piero. Buongiorno, prego. Ha detto che è Juventina. Nessuno è perfetta. Ma io lo ammetto, che insomma, difetti ne ho tanti. Per me è un pregio, però posso anche capire che per altri può essere un grande difetto. È vero, sì. Io il cuore di, calcisticamente ho il cuore diviso in due, però... Purtroppo sono milanista. Quel signore lì può cambiarmi allenatori finché vuole, che non cambia niente. Cioè, il Milan è veramente allo sbando. Cioè, è una pena vederlo giocare così. Anche Balotelli. Non ho mai fatto un nome, se lei ha notato, quando sono in televisione. Mai fatto un nome, però... Ma il signore lì non è un fallito, mi dispiace dirlo perché è giovane, ha delle doti che potrebbe fare qualcosa. Ma infatti, va a sapere che cosa ha in testa sto ragazzo. Va bene, grande festa, ci siamo divertiti. Ma mi scusi, ma lei ieri per chi tifava? Ah, io per il Grigio, che è lì. Io sono milanista, ma... i grigi sono i grigi. Certo. Guardi, le posso garantire che come sogno, se ci fosse una finale Alessandria-Juventus, ti farei i grigi tutta la vita, assolutamente. Ah, vabbè, non è proprio tutto sbagliato, no? No, beh, qualcosa di buono ce l'ho. Va bene. Grazie per questa testimonianza. Volevo ancora dire una cosa. Prego, prego. Quel signore lì che è venuto lì a presentare la sua biografia, dopo 50 anni poteva farne meno di venire a parlare dei grigi. Ecco, mi scusi, ma perché c'è questo odio così atavico nei confronti perché di Gianni Rivera? Perché non ha mai Rivera. Fatto niente per i grigi quando aveva la possibilità di farlo. Non ha fatto nulla. Niente. Proprio niente, quando ha avuto la possibilità di qualche prestito dal Milan, lui non ha mai fatto niente. Ecco. E adesso viene lì a dire da presentare il libro e vada a presentarlo dove è stato fino adesso. Arrivederci, grazie. Grazie a lei, buona giornata, arrivederci. 0131 23 10 92, portateci le emozioni che avete vissuto ieri, sia allo stadio che a casa, oppure... in piazza Duomo, ieri eravamo presenti anche noi con le nostre telecamere, abbiamo fatto delle incursioni in diretta durante la trasmissione, la nostra trasmissione di 7 gol diretta a stadio, avevamo una nostra troupe, Gianluca Ardiani e Giuseppe Loforte che hanno lavorato tutta la sera, abbiamo cercato anche noi di contribuire attivamente a quello che è stato l'evento dell'anno per la provincia di Alessandria. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, signora Cacci, sono Manuel. Manuel, allora. Ma le dico, secondo me stamattina si sono svegliati più felici da Alessandrini, grigi che i tifosi. Ah, sicuro? Io essendo anche milanista, rossonero. Sicuro. Però vabbè, come avevo detto sia ieri sera che il primo marzo, assolutamente, totalmente al 100% grigio-nero, perché la mia squadra, l'Alessandria, è la prima proprio. Ma lo dicevo anche quando eravamo scesi giù nelle tenebre, sono sempre stato così. E le dico che secondo me siamo più soddisfatti noi grigionieri dei rossoneri, perché sinceramente perdere 1-0 per me abbiamo vinto ieri sera, abbiamo perso. Cioè, in ogni caso, comunque l'avevo detto prima e lo ripeto, come andranno a finire, se ieri sera come andate, come andare al primo marzo, noi comunque abbiamo vinto. Cioè, noi siamo vincitori, punto. E quello che abbiamo fatto non ce lo toglie nessuno, siamo entrati nella storia, il cammino fantastico che abbiamo fatto nessuno ce lo può togliere e lì parlerà per i prossimi anni, decenni. Dunque alla fine noi non abbiamo niente da perdere. Ieri sera le dico una cosa,
Purtroppo con le squadre forti, quando fai anche solo un errore, lo paghi. Purtroppo abbiamo pagato lì, perché il rigore c'era assolutamente. E l'abbiamo pagata cara quell'errore. Però le dico una cosa, sinceramente il Milan non ci ha schiacciato. Dunque sicuramente all'uscita del campo non eravamo distrutti, o comunque che ci ha stradominato. Potevano fare altri gol sicuramente. Sì, eravamo molto stanchi. E dico solo una cosa, una piccola virgola di amarezza, ma non amarezza, neanche amarezza, non la chiamerei amarezza. Diciamo un piccolo cruccio, che ieri sera ho visto alcuni giocatori del Sannia che l'hanno sentita troppo la partita. Cioè, nei controlli di palla facili, nell'ultimo... Se fossimo stati un po' più concreti, un po' più precisi negli ultimi passaggi, secondo me ieri sera un pareggio lo potevamo benissimo prendere. Non c'era... E non l'avremmo rubato niente lo stesso. Sicuramente c'era qualche giocatore che ieri non era in palla, ecco, ieri sera era troppo, sentiva troppo la partita, come magari ci può anche stare. Ci mancherebbe, umano. Sì, è umano, assolutamente. Poi uno può dire no, ma noi giochiamo tranquilli. Si vedeva che avevamo comunque alcuni giocatori, non sono neanche abituati, poverini, a questo scenario, ecco. Cioè, non so quando si ritroveranno lì. Però dico la verità, non abbiamo demeritato, non abbiamo davanti al Milan una squadra di Serie A con un budget 100.000 volte migliore, più forte del nostro, però non ho visto una squadra, un Milan che ci ha dominato. Diciamo che ci siamo fatti valere, abbiamo, e gliela faremo sudare anche a Milano. Il Milan non crede di essere già in finale. Sicuramente al marzo andremo a Milano e gliela faremo sudare ancora. E volevo dire un'ultima cosa. Adesso però mettiamo nel cassetto la Coppa Italia, lasciamola lì, perché poi sarà a marzo, tra un mese. Adesso mettiamoci in funzione il campionato, perché comunque adesso quello che conta è il campionato. La Coppa Italia ci ripenseremo dal 28-29 febbraio, vicino a qua. Ma adesso per questo mese pensiamo solo al campionato, perché già lunedì sera ci attende una trasferta molto dura a Cremona, dunque... La Coppa Italia adesso è stato bello, però adesso campionato forever, perché quest'anno dobbiamo andare in Serie B. Non ci sono palle che tengono. Okay, grazie Manuel, buona giornata. Il posto del stand è sempre comunque. Sempre, fino alla fine, buona giornata. Allora, mancano poco meno di 3 minuti, quindi riusciamo a prendere ancora una telefonata 0131 23 10 92. Grazie come sempre, perché ci siete, ci dimostrate... il vostro affetto indipendentemente dagli argomenti che trattiamo quotidianamente, però insomma quello di oggi certamente è un argomento per cui vale la pena di esserci e di farci sentire che il vostro calore. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Bruno. Buongiorno signor Bruno. E sono contento di esserci stato ieri sera. Era allo stadio? Era allo stadio e pelle d'oca, pelle d'oca. L'Alessandria ha insegnato a tutti cosa vuol dire il tifo, portare la gente, i bambini allo stadio, infatti, la correttezza e l'educazione. Che emozione ha provato quando li ha visti uscire dal tunnel? I brividi. Sono cose che penso che non dimenticheremo facilmente. Certo, è vero. Sono piccoli segni ed è stato bello. Comunque... lo stadio era grigio, i rossoneri non sono esistiti, prenderanno tanti soldi, prenderanno tutto quello che vogliono, però i più forti siamo noi. E a Milano ce la giochiamo. Bravo. Grazie per questa testimonianza, arrivederci, buongiorno. Allora, tra poco ci vediamo... per le notizie avremo ovviamente un'ampia pagina dedicata alla partita di ieri dell'Alessandria Calcio, con interviste e commenti. Sono felice di chiudere questa mezz'ora che abbiamo trascorso insieme con i vostri bei commenti, e soprattutto il fatto che siamo tutti solidali, e non è cosa da tutti i giorni, nel dire che ieri i grigi ne sono usciti a testa alta e che hanno buone chance per la prossima
partita definitiva con il Milan. Prendo spunto dalla prima telefonata che ci è arrivata, mi raccomando, veramente cerchiamo di andare anche allo stadio Moccagata. Mi rivolgo agli alessandrini, ma non solo agli alessandrini, perché i grigi hanno dimostrato di essere degli sportivi universali. Se lo merita veramente questa società e questi ragazzi soprattutto di vedere uno stadio pieno, se non altro anche per salutarli e per ringraziarli delle grandi emozioni che ci hanno fatto provare. Grazie, Confilo Diretto, torniamo domani alle 12, buon pomeriggio.